Sognavo da anni, lo ammetto. Dopo aver visto dei filmati di un caro amico, Sergio Ciarrocca, desideravo anch'io provare l'esperienza di Yellowknife, questi posti incredibili nei territori del Nord-Ovest, nel Canada. E alla fine il sogno si è avverato. Al confronto del quale il nostro Garda e il nostro Maggiore sono delle piccole pozze d'acqua. Stiamo parlando di 480 km di lunghezza, un lago che rimane ghiacciato 8 mesi l'anno, sul quale possono passare addirittura i camion, un lago in cui la pressione di pesca è assente, un luogo che durante la lunghissima stagione invernale, la lunghissima notte invernale, ci offre lo spettacolo incredibile dell'aurora boreale, una delle attrazioni di questo posto che in primavera sprigiona tutta la sua magia e diventa un luogo quasi mistico, un luogo dove la vita naturale la fa da padrone, dove noi siamo dei piccoli esseri circondati da una natura che in un attimo ti può inghiottire. Ho scelto di pescare da terra dopo aver pescato dopo 2 o 3 giorni dalla barca. Da terra la sfida è ancora più bella perché chiaramente è più difficile raggiungere i luoghi più pescosi, ma allo stesso tempo la sfida è bella perché le prede sono sudate. Sempre con l'occhio aperto a sentire qualche rumore dietro le spalle, qualche odore strano a segnalare l'arrivo di quell'orso che potrebbe rappresentare l'unico vero pericolo in un posto altrimenti meraviglioso. E dai, cerca e cerca, lancia chilometri e chilometri di lanci e poi arriva quella mangiata che ti blocca la canna, che ti inchioda tutto e lì in un istante realizzi che è arrivato lui, che magari potrebbe essere veramente quel lucio per il quale hai fatto tanti chilometri e tanti sacrifici, perché arrivare a Yellowknife non è cosa di tutti i giorni, succede magari una sola volta nella vita. E quando lui salta fuori dall'acqua il cuore ti esce dal petto e dici: speriamo che tenga tutto, speriamo che non si slami, speriamo di poterlo abbracciare anche soltanto per un istante, perché questo è il luccio di una vita. Poi alla fine va tutto per il meglio, ce la fai, lo porti a terra, lo sollevi, lo abbracci, lo riguardi, chiedi di farti 2 fotografie, speri che questo momento duri tantissimo e lui va rimesso in acqua in fretta, che anche se è una preda di queste dimensioni è un animale delicato e va subito restituito al suo ambiente. Le mani sanguinano, ma che importa, il dolore passa veramente in secondo piano. Hai preso il pesce di una vita, il pesce di una carriera, sei felice. Questo è il sogno e la magia della nostra pesca.